secondo me abbiamo fatto una cazzata. Cosa? Cioè, no, se sarei Battistoni, io sono preoccupatissima perché è un bravissimo attore, per carità, non lo conosce un cavolo di nessuno. Tu non sai il bouquet di finale a spiegare alla gente. Battistoni, ma se sei stata al cinema una volta, Fulvio Battistoni l'avrai visto. Sì, però io ho dovuto spiegare questo weekend. Si chiama Giuseppe. Io ho dovuto spiegare sto weekend chi era e gli ho citato tutti i film, quello con Fabio Volo, esatto, quello con Ambra, la serie di Sky, si ricordano tutti gli altri attori. Io sono partita con Soldini, gli ho detto Dr. Fries in Tutti pazzi per amore. Non ho visto il film, ma lui non sanno chi era. Non se lo ricordano. E io sono preoccupatissima perché addirittura pane tulipane, c'è cioè proprio una faccia simpatica, la barba. Nei manifesti lo riconosci perché o è vicino a Favino, ho fatto film con Fabio Volo. Pane tulipane non l'hai visto? Ragazzi, l'autista all'aeroporto non sa chi è Battistone. Guarda, ha la faccia simpatica, ma... Ah, dobbiamo scriverlo ovunque. Battistone è un attore, sì, quello... Cioè, ha fatto tutti i film impossibili e immaginabili e... Vabbè, dai, Timpele l'hai preso? Vabbè, tieni il Timpele. Mandiamogli un MMS. Ti mando un MMS con la foto di Battistone, me la scarichi? Fulvio Battistone, grazie. Giuseppe. Giuseppe. Victor Victoria, niente come sembra, è presentato da... No! Per mantenere il suo corpo liscio e levigato, per eliminare i peli superflui, Piero Guerrera usa niente. Niente. Pucom. Oddio, mi sono vista nel video. C'è qualcosa di diverso? Non diciamo niente a nessuno. No, indovinate, indovinate a casa. Invece a me non dispiace per niente così. Mi piace senza occhiali. Grazie. Li avevi tolti prima? Sì. Quando? A Sanremo. Li hai tolti? Una sera, sì sì. E? Cos'è successo? Secondo alcuni esperti... c'era stato un calo dello share. Perché tu hai tolto gli occhiali? Sì. Siete pazzi, completamente pazzi. Grazie. Senti, volevo chiederti una cosa, per caso hai sentito nel frattempo Giuliano Sangiorgi? Noi abbiamo provato a chiamarlo per vedere ieri appunto se ci... Abbiamo lasciato un messaggio in segreteria chiedendogli di scrivere un pezzo per Arisa, non ti ha risposto. No, non mi ha chiamato. Ok, proveremo più avanti. Nel frattempo vogliamo provare con qualcun altro, tipo Boh. Battiato? Proviamo con Battiato? Sì, proviamo con Battiato. Non lo so, io penso che non lavorerò più dopo questa cosa. La regia ci cerca il numero di Battiato, speriamo di trovarlo. Io vorrei salutare anche la nostra Melissa. Accomodati pure, Arisa. Grazie. Melissa è pronta a fare il mazzo ai nostri ospiti, come ogni sera. Sei pronta, vero? Ma che cosa avete stasera? Siete pazze tutte? Vabbè, io non sono abituata al clima nordico. E quindi? Mi devo ambientare. Abituati perché sarà così fino a dicembre. Sarà terribile. Lo so, terribile. Lo so. Geppi è di qua, io volevo salutare anche il maestro Barbera, ma vado da Geppi Cruciani. Voi distingo
misuri facilmente dal pianista, comunque. Cioè, io sono quella non appesa, se non ti regoli in un altro modo, regolati guardando l'altezza. E la salute è l'importante quando c'è, quello è l'importante, vero Vicky? Sì, sì. Stai sì. Cos'hai? La tosse nervosa, la tosse canina? Tosse canina? Tosse canina? Non lo so, comunque. È l'inverno. È un applauso all'unica italiana dell'Inter, comunque, vestita la sera. Che qua ci siamo tutte, la famiglia al completo, al però completo. Mancano gli invitati di questo grande pasto serale. Sempre buone notizie, sempre, immagino. Sempre, cominciamo così. Bene. È meglio sapere subito. Allora, non sarà con noi Roberto Benigni, quale, come avete sicuramente sentito, non va a Vieni via con me perché ufficialmente costava troppo. Da noi non è potuto venire perché con quello che potevamo dargli al massimo poteva recitare Mi illumino di menso. E proprio allungandosi. Roberto, non ci sarà non Antonio ci sarà. Cassano perché la moglie purtroppo no. l'ha cacciato di casa perché si sa insomma che a marzo partorirà e in casa uno che si esprime a versi gutturali gliene basterà uno insomma, quindi non ce la fa. Non ci sarà Milena Gabanelli perché sta lavorando un nuovo clamoroso scoop su Silvio Berlusconi, ha preso casa nei Caraibi ad Antigua perché fa rima con un'altra cosa che ne stiamo parlando. Non ci sarà neppure Formigoni perché da quando ha dichiarato che è disposto ad accogliere una centrale nucleare in Lombardia è andato a fare un sopralluogo, eccolo qua, com'è tornato. Non sta bene, 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 no, ciao Formi. Ciao Formi, bene. Sembra Shrek, comunque non fa niente. Senti, io ti ringrazio Geppi, noi keep in touch, ci sentiamo dopo. Ok, non sparire, vai a non lavorare. Non sparire, vado. Gli ospiti di questa sera sono Giuseppe Battistone e Tiberio Timperi. Io non so se in regia hanno già provato a chiamare. Ce l'abbiamo? Ok. Guarda la faccia di Arisa. Allora, no, facciamo una cosa. Arisa, ok. Adesso, quando scatta la segreteria, canta la presentazione di Battistone. Telefono. Ah. Risponde alla segreteria telefonica di. Pronta dopo il beep, eh? 8 4 0. Faccia terrorizzata. Dopo il segnale acustico. Registri il suo messaggio. Vai, vai, vai. Just can't get you out of my head. Boy, it's more than I dare you think about. La la la, la 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 la. I just can't get you out of my head. But this don't Giuseppe think about. I just can't get you out of my head. Boy, it's more than I dare I think about. Every night, every day, just to be there in your arms. Won't you stay? Won't you cantare un pezzo tuo, per cui richiamaci. A questo punto facciamo entrare Giuseppe Battistone. Ancora? C'è qualcosa? Che meraviglia! Grazie. Buonasera a tutti.
Io sono felice di averti qui, sono felicissima. E perché mi guardi così terrorizzato? No, sono teso, ma non si vede, dai. Sei teso, ma non si vede. Sì. Va bene, io sto molto bene invece. Senti, prima di accomodarti, ecco, io volevo chiederti di andare a smazzare dalla nostra Melissa il mazzo, perché lei ti farà le carte. Vado. Vai. Intanto ricordiamo che dal 25 ottobre si passa al digitale terrestre e ci troverete sul canale 707. Ecco. Devo fare altre cose? No, siediti. Oh, mi ha detto, ho dato un messaggio. Ah. Ah. Bella panca ortopedica, bello. Stai parteggiando il divano? È perché... Puoi dirlo se ti fa cagare, eh? No, nel senso che lo capisco dalla faccia, perché hai detto, no, è carino. No, è bello, è bello. Cioè, uno sta comodo. L'ho scelto io, ok? No, è bellissimo, cioè, proprio la via di fuga, splendido. Allora. Senti, allora, possiamo dire che questo è veramente il tuo anno? Tu sei uno degli attori più richiesti in questo momento, sei una specie di Brad Pitt italiano, il nostro Brad Pitt. Quello che c'è, insomma, esatto, sì. Sì. Sei strarichiesto? È il Brad Pitt che ci meritiamo, in fin dei conti. Senti, hai fatto la qualsiasi e la cosa interessante è che, non so se lo sai, io chiederei al nostro Tito di allungarmi. Ecco, abbiamo, non so, il dizionario del cinema Morandini del 2010, esce in due versioni. Allora, questa è la versione con tutti i tuoi film quest'anno, perché è l'attore più richiesto dell'anno. Questa è quella completa con Giuseppe Battiston. Questa è la versione senza i film che hai fatto tu. Ecco, per dire. Che ci frega. Ma com'è che sei così richiesto? Guarda, non lo so, si vede che gli altri erano impegnati, però... No! No, era la cosa... No, oppure insomma avevano altre cose da fare. No, in realtà ho fatto diversi film, ma nel corso del tempo, poi per... Si sono concentrati tutti quest'anno. Sì, sono meccanismi insondabili quelli della distribuzione. Non lo so, veramente sei ovunque. Ne ho fatti uscire due in televisione, uno al cinema, un altro... È stato tutto un concorso, però... Si sono visti anche film già fatti, quindi insomma. Sì, per carità, però insomma, voglio capire, nei momenti in cui non fai film, che cosa fai esattamente? Pausa. Dormi, giustamente dormi. Sì. Ecco. Anche perché fai tre film a settimana, giusto? Più sì, o meno. In posti differenti, è quello. No, però come fai a conciliare più set contemporaneamente? Si viaggia, si cerca di non confondere i ruoli, di non scambiare le sceneggiature, le cose così. Questa è la cosa interessante che mi incuriosisce. Come si fa? No, no, niente, tranquilla, è per dire a casa chi sei. Ah, è vero, perché sta cosa qua non... Ah, vero, vero. Giuseppe Battiston. Ma lo facciamo su tutti, no, succede che mi fermano per la strada e dico, ti ho visto, tu sei... Complimenti, che bel lavoro che hai fatto. Grazie. Mi ricordi come ti chiami? Allora, infatti, io volevo arrivare a questo, perché spesso e volentieri uno dice Giuseppe Battiston, e non riesce ad associare la faccia al nome. Allora, l'altra sera io cercavo di spiegare ai miei amici, spesso mi chiedono chi verrà in trasmissione settimana prossima, e io ho detto vari nomi, tra cui Giuseppe Battiston, e ho detto, ma qual è? E allora ho iniziato a elencare una serie di cose. Poi ho detto, andiamo su Google, facciamo la googolata classica, così lo vedete subito. Vediamo la googolata, guarda cosa esce. Se tu digiti Giuseppe Battiston su Google, viene fuori questo. La facciamo su tutti la googolata, È la maschera che mi inquieta. Corrisponde, però. È perché sei attore. Ah, quello è vero. Per il teatro, dici. Esatto. Ah, okay. Senti, prima di entrare nel vivo dell'intervista, io ti chiederei una cortesia. Proprio per levarci dall'impasse iniziale del... Aspetta un attimo, uno cambia canale, chi è quello? Perché appunto l'altra sera mi hanno chiesto... Chi è Battiston? E vai a spiegare, è pane e tulipani, è questo, è il dottor Fries, una roba... Adesso tu ti puoi mettere nei miei panni, per cortesia? Strettini. Allora, vieni con me. Allora,
Allora, io adesso faccio un mio amico. Sì. Che ti chiede, perché tu interpreterai me. Sì. Chi viene in trasmissione settimana prossima? Aspetta. Aspetta, sentiamo un po' il suono, però parla un attimo. Per i prossimi due minuti, la parte di Vittoria Cabello sarà interpretata da Giuseppe Battistone. La parte dell'amico di Vittoria Cabello sarà interpretata da Vittoria Cabello. Mm. Tu fai me, io faccio il mio sì, amico. Sì, tesa. Io un po' tesa, sì. Parla un attimo, com'è la tua voce? La mia voce è questa qua, sì. Sì. Ok. Ciao! Ciao! Ma sai chi c'è oggi da Vittoria? Che sei tu? Da me? Da te? Sì, da Vittoria, la mia trasmissione. Non è che posso dire sempre tirarmela così, no? dai! Senti, sai chi c'è oggi? Me lo dici, perché vorrei venire ospite, guarda, tra l'altro. Cioè, liberati, perché c'è, guarda, c'è ancora poco posto, ma vieni. C'è Giuseppe Battistone! E chi è? Che brutte figure che mi fai fare. Giuseppe Battistone, quello... Cosa ha fatto? Ha fatto quello che ha fatto il quello del coso, la... Ma sì che lo conosci, dai! Ma che faccia c'ha? Ma l'hai visto? Ha una faccia... E non ti puoi sbagliare quando lo vedi, perché ha quella faccia che... intanto ha su che... Ma cazzo, l'hai visto? Ma non è possibile! Non ce l'ha presente! Allora, ha fatto... Ma cosa fa intanto? Fa l'attore. Ah, ok. Fa l'attore. Dimmi un film a caso. Ma puoi fare anche me con la tua voce? Posso fare... Sì, sì. Scendo giù? Sì. Ma un po' più... Come non l'hai mai visto? Mi piace, ma è così, non è male. Mi imbarazza la cosa. Allora, ha fatto quel film dove c'era quella roba che hanno fatto a Venezia... Ti ricordi tanti anni fa? Quale? Un film di Soldini, Pane e Tulipani. Pane e Tulipani, sì, certo. Faceva il detective. Non me lo ricordo. Allora, aspetta. Uno recente. Qualcosa per la televisione? Una cosa per la televisione. Hai visto... Non te lo ricordi, aspetta, te lo ricordo non io. Non mi ero segnata tutto il suo curriculum, però... Tutti non... pazzi per amore? Tutti pazzi per... Tutti pazzi per amore, l'hai visto? Ah, l'ho visto! Ah, capì, è quello che fa il dottor Fries. Mica, non so se restiamo amici bene, per tanto, però, l'hanno capito tutti chi sei. L'hanno capito tutti. Meno male, adesso abbiamo chiarito... Avevo in mente di trovare un nome d'arte, adesso mi tengo il mio. Ti tieni il tuo per sì, forza. Sì, ormai sono famoso. Senti, allora, noi siamo veramente orgogliosi di inaugurare con te una rubrica nuova. No, perché molti, molti personaggi del mondo dello spettacolo nascondono dei terribili segreti. Terribili segreti. Questa è una rubrica per rivelare alcuni di questi segreti. Tu, tra l'altro, sei stato forse il primo... E quindi sono segreto che sono tutto oscuro, all'oscuro. Bellissimo. No, è un altro segreto che forse tu non ti ricordi, ma io lo voglio riproporre al nostro pubblico, è il Pulcinella Secret. Pulcinella Secret. Buonasera. Sono Giuseppe Battistone. Chiaro che sono Giuseppe Battistone. Io ho fatto nella mia carriera il fratello del protagonista, il cugino del protagonista. Financo lo zio del protagonista, però non farò mai il protagonista. Comunque, io ho un pisello enorme. Aspetta, tu intanto riprenditi. Sì. Come la vedi a riso? Mi metto comodo. È morta. In che senso? Che l'importante è la sostanza. Ça va sans dire. E poi come mai Vittoria riserva sempre queste domande carine a me? Hai ragione. Facciamo il giro. Melissa. No, sicuramente per un uomo grande ci vuole un grande pennello. Abbiamo detto tutto. No, sono tutto contento a questo punto.
Senti, però per conoscerti meglio, noi in realtà abbiamo preparato un sondaggio, sì. Un sondaggio vero su di te. Ok. E adesso mi sembra il momento giusto per far entrare la nostra punta di diamante, la nostra Geppi Cucciari. Volevi dire qualcosa, Geppi, prima di cominciare il sondaggio? Niente che si possa sentire in TV. Bene. Quindi lo terrò per me. Prego. E quindi saluto subito questo grande uomo molto affascinante, un uomo colto, finalmente, un po' di cultura, che tu inviti sempre anche gente un po'... No, sono contenta. No. No, e lei invita amici suoi così, invece, sono contenta che ci sia tu. Ma grande, amici miei così. Grande uomo. Pensate, questo a casa sua, però, talmente colto che non ha neanche la TV. E forse è il motivo per cui sei qua stasera da lei. Perché non, tu non la hai guardi la TV? Mai. Poca roba. Ti stai arrampicando sugli specchi. Eh? Non ce l'hai. Non hai neanche un Telefunken 12 pollici. Neanche mentre cucini la guardi. Ammettilo. Però tanti amici, vado a vederla da loro. Come? Tanti amici, vado a vederla da loro. Ci guardi a noi? Caspita. Ci registra quando non può appare. C'ho tutto. Grande attore. Ha vinto 2 Davidi Donatello come miglior attore non protagonista, ma forse la sua interpretazione migliore rimane quella quando raccontò ai genitori che aveva lasciato l'università perché non aveva trovato l'aula dell'esame. Veramente ci hanno creduto. Fantastico, complimenti ancora. Potevi farci. È andata così. Ci hanno creduto. Sì, insomma, noi siamo passati oltre, diciamo, non ho insistito. Detto... Con questo talento potevi fare o l'attore o il politico, grazie a Dio sei un uomo onesto e quindi hai fatto l'attore. Geppi, ti posso bloccare un secondo? Ma io, perché... guarda, lo desidero. No, devo mandare la pubblicità. Dei medicinali, probabilmente, una pubblicità per dei medicinali e poi torniamo in studio, volentieri. Ci prendiamo un secondo, torniamo qui con Giuseppe Battistone con il sondaggio di Geppi Cucciari. State lì! Aruba presenta... Victor Victoria, siamo in compagnia di Giuseppe Battiston, nostro ospite di questa sera. In attesa di sentire il sondaggio di Geppi Cucciari. Sì, anche con minor stupore perché è la 98esima puntata, quindi lo sanno tutti. Allora, Giuseppe, vado insomma a leggerti con questo. Non prima della sigletta sempre puntuale, vado a leggerti in perfetta dizione, in tuo onore, il sondaggio che ti riguarda. Giuseppe Battiston odia il luogo comune secondo cui ormai tutti i film li fa lui. Lei pensa sia vero, è vero per quasi il 23%, non è vero, li fa tutti Mastandrea per il 77,1% degli intervistati. Finalmente un sondaggio che ti ricorda, è vero, guarda, c'è scritto anche sotto, che ristabilisce la verità. Non è vero che tutti i film li fai tu, li fa tutti lui. Io di recente ho visto un film, il filmino, insomma, del matrimonio di un'amica, c'era lui che faceva il prete. Non sappiamo più come toglierselo di mezzo, quest'uomo. Io so che voi comunque siete molto legati, siete molto amici, abitate anche vicini, vi frequentate, lo saluti, ci parli, sì? Sì. Lo stimi sicuramente. Ci tolleriamo. Ecco, come me, Vicky, insomma, delle cose che succedono nella vita. Anche noi siamo vicine. No, e ci tolleriamo anche noi, proprio simile, molto simile come... quindi io vorrei ricordare, insieme al nostro fantastico pubblico, alcuni passaggi della tua gloriosa carriera. Ecco, ti vediamo qua in una delle tue grandissime interpretazioni, Taxi Driver, Ma cos'è? Non si sa perché questa cresta. In A qualcuno piace caldo, indimenticato anche allora. Ma ovunque. Il resto nessuno è perfetto. E perché no, è un film con cui hai conquistato bimbi e piccini. E non solo. Indimenticabile. Riposati comunque, perché tu lavori tanto, cinema ma anche teatro, insomma, sicuramente ami sicuramente tantissimo il teatro. Di recente ti ho visto recitare la parte di Orson Welles, un grande attore del passato che prese in giro un intero paese con un programma radio La Guerra dei Mondi. Pensate, ormai in Italia per fare questo basta il TG1. Passiamo alla seconda domanda.
Giuse, che ti riguarda, Giuseppe Battistone ha paura dei ragni. Obiettivamente, non sarebbe più logico il contrario? Non lo so, le domande le ha scritte un ornitologo, che è uno che ama gli animali in generale, non solo gli uccelli. Sì, per che il 60... Che battuta hai fatto, Jeffy? Non fa... Cos'è? Non ho sentito. No, se mentre parlo io. Non so, niente. Madonna. Allora, che fastidio questa donna oggi. Pensa, il 60,4% ha risposto di sì. Paura dei ragni, piccolo escurso insomma anche nel mondo della psicologia. Chi ha paura dei ragni avrebbe un rapporto molto forte, diciamo, con il sesso, perché vede nelle zampette dei ragni, diciamo, in qualche modo un richiamo al, cioè, a quel mistero buffo, diciamo, dell'amore, a quelle, cioè, alla prosecuzione. Vederebbe nelle zampette la prosecuzione delle gioie più terrestri. Oh, cioè, più elegante di così non riuscivo a dirlo, si è capito? Scusate, mi sembra di essere stata chiara. Sì. Mi tengo la paura. Tieniti la paura. Dopo quello che abbiamo scoperto di te. Hai capito? Ecco, infatti, quando invece non sarebbe paura, ma sollievo in alcuni casi. Vediamo invece, io pensavo che fosse una teoria del piffero, poi ho scoperto questa foto di Vicky. Ho capito che lei invece è in confidenza con il settore. La foto, tra bella, l'altro. Bella, tu eri quella di destra, Vicky era quella di destra. Allora, Giuseppe Battistone ha studiato recitazione alla scuola Grassi di Milano. Appresa questa notizia, lei riesce a evitare di dare di gomito al vicino? No, 57%. Scusami, perché io vorrei tanto lavorare con te, no, quando saprai non potrai mai farlo. Comunque, è un facile doppio senso di cui io mi scuso pubblicamente, visto la stima che mi lega a te, anche perché tu hai dichiarato di essere permaloso, quindi non volevo ledere i nostri rapporti incipienti. No, figurati. Già rovinati da prima. Esatto. Comunque, la Paolo Grassi, sicuramente lo sapete, è una celebrissima scuola di recitazione milanese dedicata al cofondatore del teatro Il Piccolo di Milano, con Giorgio Strehler, e lo dico per dimostrare che anche se sono qui a lavorare con Vicky, io le cose le so. Anche io... Anche io e Vicky abbiamo provato a fare un provino, insomma, per entrare in quella scuola, ci hanno consigliato una succursale un po' più a sud-est, Medjugorje. Non ce l'abbiamo fatta. Siamo ancora qua insieme, però. Ciao Giuseppe, ti lascio in buone mani. Grazie. A dopo! Ah, Giuseppe. Ah. Senti, torniamo a... Ti vedo sempre più comodo, sempre più a tuo agio. Sì. Torniamo invece a un argomento serio, perché tu in realtà sei qui per promuovere un film che è nelle Quale? Sale Figli delle Stelle. Ah, tra i tanti. Uno, esatto, questo, tra sì. I tanti, diciamo che è uno di quei... Quanti ne hai fuori Il nascituro. Adesso? No, uno adesso. Uno adesso, sì. In questo momento Figli delle Stelle... In questo momento fuori c'è la passione. Da venerdì ci sarà anche Figli delle Sono Stelle. Sono già confusa, comunque noi stiamo parlando di Figli delle Stelle. Sì, sì, il film Perfetto. Di Lucio Pellegrini che esce esatto. Venerdì. Esatto, tra l'altro salutiamo, noi abbiamo una clip bellissima, quindi vediamola. Non siamo figli delle stelle. Errore, evidentemente. No, beh, non è distante. Non sei tu quello, vero? Truccato. No, quello no. Non sono Bene, io. No, allora no, è un errore, siete dei cretini in regia. No, in realtà dovremmo avere la clip vera, che adesso manderemo dietro, eccola qua. Però ti devo chiedere, Giuseppe, siccome la promozione è sempre un momento tragico sì. per la televisione, si abbassa lo share, la gente cambia canale, così, vorremmo renderla un pochino più briosa, un pochino più... Hai chiamato me? Sì, perché secondo me potremmo fare una promozione diversa. Tu dovresti alzarti. Adesso io ti suggerisco... Vado dove? Sulla sì, R? Sì, lì al centro, sulla R. Dovresti parlarci del film in un modo un pochino diverso. La prima, per esempio, potrebbe essere... Sei per strada, c'è un cantiere aperto, Ruth, martelli pneumatici, fanno un casino omicidiale e devi promuovere il tuo film a una persona che sta dall'altra parte della strada. Di là? Sì. Fanno, sono... Vai a vederlo! Quando? Beh,
fissano uno! Come si chiama? Come si chiama il film? Chi? Il film! Ah, è la canzone di Sorrenti! Ok, ti do la seconda. Allora, sei dentro un aereo con il tono tipico dell'annuncio che fa il comandante e quindi dovresti dare le informazioni come se fossi il comandante. Sì, alla vostra sinistra ci sarà... Quella è la hostess però, eh. Ah, scusa. Il comandante, buonasera, sono il comandante. Buonasera, Giuseppe. Sono uno dei cinque del comando. Mi informo che tra poco rapiremo il ministro e che andrà tutto bene comunque. La temperatura della sua cella sarà accettabile. E ci auguriamo che il suo soggiorno sia gradevole e speriamo di ospitarlo presto nella nostra organizzazione. Ok. Film, perfetto. E adesso, forse è difficile questa, sei in chiesa, sì. Seduto alla quarta panca, ok. Nella seconda c'è la persona alla quale vuoi comunicare di andare a vedere il film al cinema e durante l'omelia, per cui non devi disturbare chiaramente. Ah, durante l'omelia, non, è non c'è il rosario in corso, no? C'è un'omelia e tu non devi disturbare, okay. Devi cercare di comunicare alla seconda fila. Scusa, però tu fai l'omelia. No, io non saprei. No. Va bene. Mi chiudono il programma. Prego. E poi lui l'ha portato il cioccolato, l'ha messo dentro un sacco di cellophane. È in seconda fila, tu sei in quarta, eh? Devi urlare un attimino. Un po'. A bassa voce però. Hanno messo dentro un sacco di cellophane. Poi però quando hanno aperto il sacco dentro c'era un ministro, ma c'era un sottosegretario che dice che poi era anche onesto. Quando lo vedo? Che... Quando esce? Venerdì. Vieni, torna qua. Il regista è Lucio Pellegrini, naturalmente. Sì, il regista è Lucio e gli attori sono Pierfrancesco Favino, sì. Giorgio Tirabassi, sì. Fabio Volo, Paolo Sassanelli, che salutiamo Claudia Pandolfi. Cavolo, perché c'è un anche sacco di sì. Un castellare, andate a vederlo nelle sale. Quello che hai fatto è sempre per il pubblico a casa. Senti, tra l'altro Lucio Pellegrini, oltre che, allora, è un regista, chiaramente, sì. Ha fatto Figli delle Stelle, però ha fatto anche un film che ha avuto un enorme successo, io me lo ricordo, è Il Ramambo, no? Sì, è vero. Ecco, allora io volevo capire... Non c'ero capire... io però. No, tu non okay. C'eri, però volevo capire questa cosa. Non poteva inventarsi un titolo che non fosse ispirato da un titolo, canzone? Capito, di una canzone su un suo iPod? Ma no... Beh, su iPod però c'è della musica un po' strana su, evidentemente. Cavolo, allora Mambo, Figli delle Stelle. Tra l'altro noi abbiamo in anticipo tre nuovi progetti di Lucio Pellegrini che dovrebbero essere Com'è bello far l'amore da Trieste in giù... Poi il prossimo è Tico Tico e Porompopopo Pero Pero. Ciao Lucio! Ci sarai anche tu in uno di questi prossimi progetti? Sì, se non devono fare una riedizione di E.T. vado volentieri. Quale fai dei tre? Dei tre del Pompero? Prompopero, Tico Tico? Prompompero io. Prompopero, sì. Ok. Allora, senti. Perché lo giriamo a Milano, per quello. Perché lo girate sì, a Milano? Sì, sì. Ah. E ne so io. Era una battuta? No. Ah. No, siamo già qua. Ma io sto bene a Milano. No, non ho capito. Ma sarà il catarro, sì, scusate. Sì, sicuro. Posso avere un'altra caramella? Scusate, che ho mal di gola e lui ha Guarda, le mie caramelle. Mentine... Grazie.
Ne posso prendere una anch'io? Certo, mi sento Maria De Filippi. Allora andiamo avanti. No, che sembra caramella. Scusatemi. Senti, so che nell'86 tu hai vinto il premio UBU. C'è anche il premio Oghi? L'abbiamo sempre cercato. Guarda, ragazzi. Ma vorrei farvi vedere il numero di autori che concepiscono queste stronze. Possiamo anche contare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beh, belli, caspita, un bel gruppo. Un bel gruppo, ma... Cervelli premio in fuga. Premio Oghi? No, però il premio UBU è un premio molto prestigioso. Sì. Il teatro. Che ho avuto la fortuna di rivincere quest'anno. L'hai rivinto quest'anno? Sì. Pensa, noi eravamo rimasti all'86, per dire. Melissa ha fatto, cioè, le carte. E tu hai una domanda da fare a Melissa? Cazzo, me la sono dimenticata, ce l'avevo. Vuoi improvvisarne una adesso? Sì, non è difficile. No, sì, beh, chiaramente sarà sul futuro, sulla professione, non lo so. Guarda, io le carte che ho sceso qui danno risposte molteplici, sì, su vari campi della vita. Mi parlano molto di tua madre. Non perché? So perché, non so perché. Mi parlano molto di tua madre o comunque di una tua madre interiore molto forte. Tu sei una persona molto materna. La madre del pane. Esatto, è vero. Io faccio il pane in casa con la pasta madre. Sono mesi che non lo faccio, giuro questo. È proprio un uomo che fa il pane, Battistone, ma senza dubbio. Mi piace tantissimo, io ti amo. Voglio salutare anche la tua ragazza che amo profondamente e non in quel senso, cioè non so, mi sono incartata. Amamosi. Allora, io so che in realtà però tu vuoi fare un appello, ci tieni, sì, molto, sì. E quindi io ti vorrei accompagnare perché, sì, è venuto il momento. Oh, mettiamoci qua, centro, e io chiederei, possiamo spostarci anche, puoi metterti sulla qua sull'R, sì, e chiederei un pochino di atmosfera e anche della musica, grazie. Prego. Ciao, sono Giuseppe Battistone. So cosa stai pensando, chi è? Aspetta che vado su Google, non andare, non ti preoccupare, non, tanto non c'è. Te lo dico io chi sono. Faccio l'attore, prevalentemente ruoli secondari. Ma voglio dirti una cosa. Un morbo terribile sta colpendo il cinema italiano. Il morbo dell'attore che recita come un termosifone sfiatato. Ti è mai capitato di guardare un film e pensare, cazzo ha detto? Dai una botta al decoder. Non è il decoder, sono gli attori che sfiatano. Recitano a voce bassa perché se alzano si capisce che sono dei cani. E più sono carucci, più sono cani, degli aschi. Potrei dire... Ma non voglio fare nomi. E più sono cani, più il regista gli dice, buttala via, non recitare. Allora sei un cane anche tu. Perché? Come non recitare? Non recitare male. Via, buttati tu nel cesso, scusa. Io mi sono fatto un mazzo così alla Paolo Grassi e devo sfiatare solo perché di fianco ho un cane caruccio? No. E quelli che dicono... Sono un rancore. Ti rode il culo. Dillo, cazzo! Alza la voce! Se Giannini avesse detto bottana industriale sottovoce alla Melato, in sala si sarebbe aperto il dibattito. Stop, luce in sala. Che gli ha detto? Io ho capito sottana industriale. Non è che magari gli ha detto sottana floreale? Cani. Avete sentito? Cani, siete solo cani. Domenica, in tutte le piazze d'Italia, io parlerò col diaframma e tutti mi capiranno. Combatti anche tu il morbo dell'attore che recita come un termosifone sfiatato. Perché il vero stupore non è il 3D, è capire cosa cazzo dicono. Io ti ringrazio perché era un
momento molto intenso. Grazie, grazie per questo appello, è giusto? No, ma ci tenevo a farlo, insomma. Infatti. Allora, è arrivato il momento del ce lo manca, il classico gioco delle figurine, però per farlo io farei entrare il nostro prossimo ospite che è Tiberio Timperi! Vi conoscete? Ciao, visto? Visto. Ecco. Tiberio Timperi. Arisa, Melissa P. Sentito che bene? Gli architetti li fanno strani quando quando deve andare in televisione. Sembra ricordo, no? Ma l'ho scelto io, non so. Scusate. No, ma benone. Sì, come? Sì, sì. È per tenervi sulle spine. Ecco. Niente, io partirei subito con il ce lo manca, il classico gioco in figurine. Vi elencherò una serie di esperienze e voi dovrete semplicemente dire cielo o manca. Ok? Reflusso gastrico. Ce l'ho avuto. Cielo. Okay. Ce l'hai avuto, ce l'hai. Ce l'avevo, cioè cielo. Manca. Corna. Cielo. Fatte o ricevute? La domanda qual era? Tiberio, corna. L'importante è saperle portare. Cielo, quindi. Cielo. Ce le abbiamo tutte? O le abbiamo avute? Vabbè. Meteorismo in ascensore. Cielo. Non solo in ascensore. No! Così. A destra e a manca. Pensieri omicidi. Cielo. Cielo? Sì? Sì. Davvero? Però non posso dirlo perché poi dopo si fare un casino. Però ogni tanto. Sì. Ah, bene, buono a sapersi. No, non riguarda noi qua. Meno male. Cielo. Cielo, anche tu? Capita. Veramente? La mattina? Chi vuoi far fuori la mattina, scusami? Va bene. Voglia di tradire. Manca? Sì. Buono. Manca chi tradire. Spinello. Cielo. No, ma che è? Tutti, eh? Esatto. O quasi. Qua manca? Manca. Ma veramente? Niente. So che va di moda dirlo, ma no. Manca. Ma manca, bene. Buon per te. Sesso con sculacciate. Sei rosso, guarda, è già un cielo questa cosa qua. Già. Magari. Manca. Sì. In questo momento manca. Passato? Cielo, ok. Spinzettamento sopracciglia. Manca. Che vuoi che dica? Cielo. Diete. Attualmente manca. Cielo e manca. Cielo e manca. Esatto, sì. A seconda del periodo. Bene. Manca. Autoerotismo. Manca. Ma non dire c***ate. No, nel senso. No, bisogna essere precisi. Ma non è possibile. No, ma prima di autoerotizzare, cioè bisogna autoeccitarsi. Capito? È difficile eccitarci, cioè io non mi trovo eccitante. Autoerotismo. Poi, autoerotismo non è come. Cielo! Cielo, oh!
Non dice niente? Quindi è un cielo, dai. Va bene. Ammirarsi nudi davanti allo specchio. Dai, rispondere. Ammirarsi nudi davanti allo specchio, dai, la classica cosa che uno passa dopo la doccia, ogni tanto si guarda. E tira scivola. Dritto. tira dritto. Ma chi cazzo è quello? Manca. Cielo, manca. Manca, manca. Manca, ok. Ma no, manca cazzo lo specchio. Allo specchio? No, dico manca lo specchio. Manca lo specchio? Non ce l'hai? Non ti guardi? No, c'ho solo lo specchiettino per... per le sopracciglia. Lavatrici notturne. Manca. 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 Sai che tu hai una lavatrice probabilmente in casa? Lo so, la so usare. Ah, ok. C'ho anche il programma rapido, 28 minuti. No, anch'io. Però di notte non la usi. Però dicono che di notte si risparmia energia. Adesso si consuma meno, però certo. Rompi i coglioni a quello del piano di sotto. Buonasera. A lei che ci sta guardando, stasera non fa la lavatrice. Ci lecca a letto. Non eravamo... Ci lecca a letto. Chi non può dire cielo? Cielo? Cielo, la vitaccia. Cielo. Cielo. Abbiamo dato. Avete dato? Grazie mille, Giuseppe Battistoni! Grazie. Grazie a te. Grazie. Saluta a casa. Grazie a tutti. Accomodati pure da quella parte. Ciao. E grazie. Ciao. Ciao. Ciao, grazie mille. In bocca al lupo per il film. Grazie. Ciao, pure che ci sia sempre specchi. Cosa? Sta salutando ciao, tutti. Ah, Tiberio, ciao. Prima di cominciare, posso chiederti di smazzare dalla nostra Melissa perché ti farà le carte? Beh, meglio quindi... le carte che il mazzo. Volevo dire il mazzo. Un giro larghissimo. Eccoci qua. Grazie. Eccolo là. Perfetto. Allora, vedo la nostra Arisa pronta a cantare la tua presentazione e quindi prego. The last that ever she saw him, carried away by the moonlight shadows, he passed on worry than a warning. Carried away by the moonlight shadows, lost in a rhythm like the Saturday night, far away on the other side. And Tiberio, Tiberio of a desperate fight, as she could find that would push through the trees that whisper in the evening. Carried away by the moonlight shadows, song of sorrow and grieving, carried away by the moonlight shadows. Oh, she saw was a silhouette gone far away on the other side. He was shot 6 times by the man of the round, as she couldn't fight and push through. I stay, I pray, I see you in heaven. Carried away by the moonlight shadow, shadow. Meravigliosa, grazie anche a Maestro Barbera, che vedo lassù. Di la verità, una donna non ti aveva mai fatto una presentazione, no. Anzi, una trasmissione non ti aveva mai fatto una presentazione mai. Così bella. Mai. Mai, mai. Mai. Perché sei qui col maglione? Perché fuori faceva freddo. E vai in giro col maglione in studio? Sì. Non è carino, non è elegante, ma faceva freddo. No, no, figurati, sei elegantissimo, quindi... Sei venuto a piedi, cosa hai fatto? Come fuori faceva freddo? Ah, fuori di là, sì. Nei camerini? Aria condizionata, palla. Ok, è vero, è vero.
Senti, io vorrei cominciare subito con una cosa che ormai facciamo con tutti gli ospiti ed è la classica googolata per vedere, di inquadrare un pochino i nostri ospiti, perché spesso e volentieri quando digiti il nome su Google vengono fuori insomma foto interessanti che descrivono un po' la personalità. Vediamo. Sì. Ci sono delle donne lì in mezzo. Vabbè, tutte quante compagne di lavoro. Ecco. C'è anche Giorgio Pasotti che non so che cosa c'entri su Tiberio Timperi, perché... Me lo domando anch'io, dov'è? Però dai, hai... sei sempre abbastanza sorridente, un po' faccia simpatica, simpatico piacione di Rai 1, un pochino. Could be, mi... perché ci sono quelle... Mi insegni a fare poi questa... c'è anche quella... Dai, mi insegni a fare la faccia. Vai. Allora, quella è la tua telecamera, sì. Questa è la mia. Così, no? Però non, il vai, segreto vai, è che non la devi poggiare, perché altrimenti... Ah, perché... per... Ok. No, tienila perché la sto studiando. Poi c'è anche quella così. Aspetta, anche qua non mi devo appoggiare? No, sfiorare. Così, poi così. Ma così sembra una canzone dei Bengals. È vero, Walk Like an Egyptian. Niente, io facciamo una cosa, io dura anche un po' Vogue. Durante la pubblicità io imparerò la faccia da piaciona di Rai 1 e niente, ci fermiamo un secondo. Ma sono gli altri piacioni però, eh? Chi sono? No, dico, sono gli altri, non io. Dimmene uno. Il secondo. Dai, uno. Non mi viene. Dai. È venuto. Uno. È andato. Uno. Pubblicità. Frizzi? Pubblicità. No, Frizzi? No. Pubblicità. Io lo so chi è. Chi è? Giletti. Cosa ha detto Rita? Fermi con la pubblicità. Cos'hai detto? Giletti. Giletti? Pubblicità. Dopo mi insegnerà la faccia di Giletti. State lì. Aruba presenta. Bentornati a Victor Victoria e siamo in compagnia di Tiberio Timperi. Sara. E il suo maglioncino verde. No, che poi lo dimentichi. Ma mi piace perché nessuno ha mai portato un maglione in questo studio. È una novità per me. È la mia coperta di Linus. Sì, sì, ma va benissimo. Ok, e perché te la sei messa lì? Perché... Dove lo devo mettere? Non lo so, però... Ecco lì, appoggiata lì. Bene, basta. Ok, adesso sono contenta. Senti, tu hai lavorato per Tele Monte Carlo. Sì. Per Mediaset. Sì. Per la Rai. Sì. E mai alla 7. Allora, io adesso vorrei far vedere, se mi può aiutare la regia gentilmente, chi lavora alla 7? O ha lavorato alla 7? Sono programmi di contenuto. Cosa avete contro gli uomini belli qui alla 7? Perché tutti cessi? È pure un giornalista, è pure bravo, è un figo. Non capisco questa cosa. Vabbè. Sei pure atletico. Vabbè, abbiamo lanciato il messaggio. Non mi ha pagata durante la pubblicità, ve lo dico. Però io, niente, vorrei fare questa campagna e tra l'altro, dicevo, sei molto atletico. So che fai sci nautico, giusto? Sì. Anch'io. Male. Anch'io. Dove? Io lo faccio sul lago di Como. Vabbè, tu? C'è una grande scuola lì. Eh sì. E io di fronte a Mirabilandia, dove c'è il KLI, la scuola... Di fronte a Mirabilandia. Detto così, però c'è una scuola federale, il KLI. E infatti noi abbiamo un filmato, te lo faccio vedere. Possibile. Sì, è vero.
Col mono, quando si tratta di uscire col mono. È difficile col mono sci. Lo devi fai anche wakeboard e queste cose? No, wake è proprio un'altra filosofia. È un'altra filosofia. C'è chi è analogico e chi è digitale. Esatto. Io sono analogico. È come lo sci e lo snowboard. Esatto. È un bellissimo argomento, parlerei per ore di questa cosa, ma non credo freghi niente a nessuno dall'altra parte. Senti, però parliamo del fatto, sempre per i signori della sette in ascolto, lui ha fatto le scarpe a Clooney, è vero? Sì. Puoi raccontare questa cosa, perché non tutti la sanno. Quando ci fu da fare la pubblicità del Sì? Il... parliamo del 99, viene da ridere anche a me. E la, però cavolo, ha avuto un enorme successo. La Henkel, il fatturato, il 70% del fatturato europeo, la Henkel lo realizzava e credo lo realizzi ancora in Italia. Okay. In Italia all'epoca io ero più famoso di George Clooney e per questo motivo venni scelto e preferito rispetto a lui. Cioè tu eri in gara per la pubblicità per tutta quanta l'Europa. Per tutta l'Europa contro George Clooney. Contro George Clooney, che era più famoso nel resto d'Europa, ma in Italia lo battevo. Adesso no. Beh, vada però... Pensa quanto gli sono girate le scatole a lui, no? Vabbè, però sei rifatto poi strada facendo, No, guarda, io ho delle intercettazioni telefoniche di George Clooney quando gli è andato la notizia. Abbiamo preso Tiberio Timperi e non te. Sentiamo. Pronto? Pronto, Elisabetta? Non c'è solo Elisabetta di Sarde. Sono il direttore marketing di un noto detersivo. Ah, certo. Quel detersivo che mi vuole come testimonial. Ecco, signor Clooney, è sorto un problema. Preferiamo un altro. Che cosa? Lo sapevo, quel pezzo di merda di Brad Pitt mi fotte sempre i soldi. No, veramente abbiamo scelto Tiberio Timperi. E che cazzo è? È il conduttore di Mattino in Famiglia su Rai 2. Ma vi siete rincoglioniti? Spero lo paghiate a calci in culo. A sto punto potevate addirittura prendere Geppi Cucciari, allora. Lei fa già lo yogurt per andare in bagno. Ma brutta testa di cazzo, stavo scherzando. Cos'ha nel cervello, pecorino? Stia calmo, Tiberio Timperi è molto amato dalle casalinghe e ha gli occhi azzurri. Oh, azzurri! Bene, allora va vaffanculo lui, gli occhi suoi e il tuo fustino di merda. Non faccia così, Timperi è anche un attore, ha fatto Incantesimo. E allora incantatemi sta bella merda. Insomma, what else? What else? What else? What else I'll tell you? Geppi Cucciari! Geppi! Ma cos'è tassare dei maglioni? No, volevo entrare empaticamente in contatto con l'ospite. Empatizzare così, attraverso i maglioni? Si comincia così. Sono davvero onorata di avere qua... A parte che, scusate, un attimino, quella là stava imitando l'accento sardo? Secondo voi, cioè, tutto questo? No, Geppi, ti giuro che non l'ha fatto. No, vabbè. Comunque l'accento sardo non è questo. Comunque... Io sono onorata di avere qua questo gran bell'uomo, finalmente. Un uomo che neanche un mese fa era sulla copertina di Panorama. Pensate, è riuscito a strappare una copertina a Panorama senza parlare di Fini e della sua casa a Monte Carlo. Complimenti, complimenti. Complimenti. Voglio metterla così, in cameretta, al posto di Simon Le Bon. Allora... Di Tiberio sappiamo tutto, anche quello che non ci interessava sapere, sappiamo tutto, abbiamo avuto una scheda. Potremmo definirlo un uomo dalle tre risorse, mille mi sembrava eccessivo, scusami Tibi, capace di passare con disinvoltura dal TG4 a Ballando con le Stelle, cioè da un programma di intrattenimento a un programma di approfondimento che è Ballando con le Stelle comunque. Quindi vediamo le domande, il sondaggio, Tibi, che abbiamo commissionato a tuo riguardo. Tibi? Voglio entrare c'è praticamente... Empatia. C'è empatia. Questo è... Da 17 anni Tiberio Timperi trascorre le domeniche in famiglia. Se necessario, lei glielo pagherebbe un cinema. Quale Italia si divide? 34% sì, 43% no, purché salti qualche puntata gli offro anche la pizza, 22,5% degli italiani. Quindi quasi il 66% degli intervistati vorrebbe che tu ti svagassi in qualche modo, che avessi un weekend libero, che non sarebbe male. C'è di buono che passando a Rai 1 almeno ti sei levato da mezzo Paolo Fox. Perché? Perché non ne azzecca una, perché non ne azzecca una. Non ne azzecca una. Dice sempre verificate. Come? Verificate.
Non credete, ma verificate. Io sono pure sorda, non ho capito. Dice sempre verificate. Verificate. Io quando non capisco sorrido. C'è gente che è arrivata a Sanremo così. Allora, per fortuna, oh, vabbè, hai trovato però dei nuovi amici, se hai lasciato lui che si verifica. Tipo Adriana Volpe, una tua grandissima amica, di lei hai detto che sgomita per rubare le telecamere ed è più la più antipatica che hai avuto in carriera. Ma veramente? Benvenuto nel club! Sì. Sì, guarda, Vicky, veramente pare proprio di sì. Io tra l'altro a lui auguro di fare finalmente un programma tutta la settimana, così lo possiamo vedere tutti i giorni, che Dio lo benedica quest'uomo. Magari però Michele Guardi gli mette lo stesso lei vicino, perché si sa che Michele Guardi ama molto Adriana Volpe, la reputa un po' più espressiva del vaso cinese, comunque. Di pochissimo, peraltro. Sì, aguzzate la vista. E differenze? Pochissime. Beh, se uno cade, attenzione, si rompe l'altra. Però ci sono. Perché? No, 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 ma scusami Geppi se ti interrompo qui, però... Però scusa, vorrei capire una cosa. Tu prima hai lanciato un appello alla 7. Lei dice tutta la settimana. Che vi siete messi in testa? Qui alla 7 tutta la settimana. E poi dopo a casa mia nel weekend, che tanto non lavoro di più. Non lavori. Ci sarà... Noi qua ci prendiamo, prendiamo cura, diciamo, sia del conduttore che dell'uomo. Lei del conduttore, io dell'uomo. Geppi, che cos'era quella cosa? Niente, guarda, non lo so, cioè, sono talmente disabituata a provare a sedurre che non so neanche come si fa. Ma no, smettila! Lo sai fare benissimo per questo. Vedi? Ha detto lo sa fare benissimo. Allora, stavo per rompere la madonnina. Allora, andiamo avanti, devo lavorare, quindi prima finisco, prima ci vediamo dopo. È del tutto evidente che Timperi vorrebbe rubare il posto a Sposini alla Vita in Diretta. Lei chi preferisce tra i due? Sposini 49,5,4%, Timperi 27,1%. Non saprei, al pomeriggio vedo le televendite dello chef Tony 23,5%. Dovrei lavorare su quel 23,5%. Possiamo farcela. Guarda, sarebbe comunque un bel cambio, là sarebbe veramente auspicabile. No, ma lo fa bene. Lui lo fa benissimo, vabbè. È contento di farlo, secondo te? Non lo so, perché non lo incontro mai. Non lo incontri? Non lo incontro, quando lo riconosce, quello con Mara Venier dietro zitta, lo riconosci da quello. Comunque, non è vero, parla anche ultimamente. Potremmo fare questo scambio. Tu vai alla Vita in Diretta, che appunto così ci sei ogni giorno, e lui va all'8 alle 8. Tra l'altro, voglio dire, uno che si è mangiato del pollo in diretta, i numeri li ha dati già da un pezzo, lo ricordiamo in questa bella immagine al TG5. Vabbè, è vero, dai, ci stava. Era bello. Ci stava. Era buono. I telegiornali fanno opinione, in quel caso era opportuno fare opinione in quel senso. L'ha fatto merenda, più che altro, comunque. Anzi, ha fatto il pranzo proprio. Bene, andiamo a chiudere questo momento di approfondimento su questo grande uomo. Tiberio Timperi ha proposto al ministro Brunetta di pagare i conduttori in base agli ascolti che ottengono. Secondo lei, perché? Questo duro attacco alla Cabello? Vuole sostituirla per il 29%, vuole rimorchiarla per il 25%, vuole rimorchiarla e poi sostituirla per il 45,6%. Che brutta è. Io non lo so, Vicky, che con intenzioni quest'uomo è venuto qua, però guarda cosa io ho trovato. Tiberio, tutto è come sembra, si sta già portando avanti. Tra l'altro, una brutta notizia per te, perché comunque se questo progetto va in porto, a fare i sondaggi chiamano Adriana Volpe. Vi divertirete moltissimo. Con Adriana Volpe non è che proprio... No, sono due concezioni della televisione differente. Ecco, qual è la sua? Ma la sua è quella di apparire il più possibile. La mia è quella di esserci quel tanto che basta per dire qualcosa di sensato. Preferisco anche dire qualcosa in meno. È partito ufficialmente un merdone contro Adriana Volpe.
È tutta pubblicità. È tutta pubblicità. È tutta pubblicità. Televisione si dice, è tutta parlano pubblicità. Parlano di me, sono felice. No, nel senso, lei dirà, forse parlano di me, sono felice. Vabbè, quindi lavorare con lei, diciamo. No. È lavorare. Quando facciamo questa attività, a volte ci capitano delle persone con le quali siamo in sintonia, a volte ci capitano delle persone con le quali non siamo in sintonia, ma portiamo comunque a casa il prodotto. Com'era il TG4? Ecco, appunto. Wow! Perché anche lì, cioè, nel senso, ti manca il TG? Mi manca il telegiornale, sì, mi manca il telegiornale. Chi non ti manca del TG? Mi manca anche la redazione del TG4, che era, credo che sia ancora, perché poi ho perso un po' tutti i contatti, una gran bella redazione. Vuoi sapere se mi manca Emilio Fede? Il direttore? Ma tu pensa, mi hanno intervistato per Vite Straordinarie, gli hanno dedicato una puntata. E poi gli hanno dedicato una puntata? Gli hanno dedicato una puntata, vale, sì. Tutto. Ma aspetta. Poi non mi hanno mandato in onda. No! Sono venuti, mi hanno intervistato e la cosa non è andata in onda. Come mai? Avevi detto delle cose così orrende. Se vuoi le posso ripetere qui. Sì, vai. Niente, ho semplicemente detto che quando sono stato al TG4 sono stati 5 anni interessanti. Abbiamo assistito a dei fatti che hanno disegnato un'Italia completamente diversa. Abbiamo avuto Tangentopoli, la strage di Capaci, l'omicidio di Borsellino, la nascita di un nuovo soggetto politico, Forza Italia, di cui credo Fede qualche volta abbia parlato. Ognuno ha un carattere, io ho la presunzione di avere un carattere, lui aveva il suo, non sono mancate le scintille, però poi alla fine io ho sempre portato a casa onestamente il mio prodotto. Come hai fatto a durare così tanto l'idea? Ma io sono uno che dura tanto, 5 anni con Fede, 17 con Guardì, professionalmente. Lo vogliamo alla 7! Anzi... Già che ci siamo, Melissa, colgo... secondo te dura tanto? Lui? Sapevo che mi avresti subito. Che c'entro io? Mi fa piacere per le sue. No, ma io stavo guardando Arisa, in realtà sono strabica oggi. No, è un uomo che dura e si vede, insomma, nel tempo. Io lo ricordo quando bambina mio padre mi obbligava a vedere l'8 alle 8 perché lui si giocava questi numeri e c'era Tiberio Timperi. Vinceva. Quindi dura. Papà, dico papà. Vinceva. Ogni tanto sì, quando gli davo io i numeri vinceva. Vedi? Vedi. Senti, tu hai fatto un sacco di cose, un sacco di cose nella tua vita e la radio devo dire che è il tuo primo amore. Sicuramente. Ecco, è il tuo primo amore e quindi io so che tu facevi radio già negli anni 80, giusto? Sì, nel quando, sottoscala. Quando tra l'altro c'erano i DJ che parlavano così, sentiamo. Terza posizione accoglie in lieve flessione Eros Ramazzotti, mentre salgono sino al secondo i New Glory con Sorrisi. Buona Pasqua dal vostro DJ X e in linea a Maurizio Seimandis. Ma un'intera generazione cresciuta con il super telegattone. Siamo cresciuti con quella e io ti volevo chiedere, siccome sarei onorata di lanciare con te una rubrica nuova, sì. Accetti di farlo? Va bene. Ok, si chiama DJ a c***o. Di cane o... No! Allora, ogni tanto partirà una grafica con DJ a c***o, ti suggeriranno il pezzo e tu dovresti riuscire a, in 30 secondi, diciamo, a lanciare il pezzo. Sì. Se lo riesci a fare anche con questo modo un po'... Bene, ragazzi. Ah, ecco il primo. Vai al centro. Il titolo. Anche questa settimana ritroviamo gli Europe, grandissimi, alla quinta posizione della nostra hit parade, The Final Countdown. Il conto alla rovescia sta partendo e forse riesco anche a beccare l'intro. Sì, perché una volta quello che contava della radio era riuscire a prendere l'intro. L'intro sono quei 20-30 secondi di strumentale. Prima. E il problema era quando c'era qualche disco di Barry White della Love Limited Orchestra che avevano 1:40 e quindi lo dovevi riempire, potevi dire di tutto e di più. Però grande palestra la radio. Bellissima, sì. Certo. Senti, però un'altra palestra importante, l'hai dichiarato più volte, è sicuramente fare la televisione con Guardì, perché hai detto che non hai fatto il militare, ma che per te è stato un po' come fare il militare. Giusto. Dai ragazzi, no, non è Guardì questo. Guarda, posso dirti una cosa? No. Tanto con Guardì quanto con Fede. Eccolo, era meglio per un motivo molto prima. Semplice.
No, no, no. Scherzo. Diciamo, tanto per Guardì quanto con Fede, anche se sono due persone completamente diverse. Ecco, spieghiamo per il pubblico a casa chi è Michele Guardì, per chi non lo conoscesse. Michele Guardì è praticamente l'uomo che, quando Berlusconi ha sottratto Baudola, Carrà e tanti altri alla RAI, portandoli in Fininvest, sì, allora era la Fininvest, lui ha tenuto botta e la RAI, grazie ad alcune sue felici intuizioni, tipo Europa, Europa, che è stato il primo programma a pensare a un'Europa unita, insomma, ha tenuto botta con varie trasmissioni. Ok. E insomma, non è una persona facile, facile, perché ha un carattere, però giudica le persone in base a quello che sanno fare, in base alla qualità del loro lavoro. E torno a ripetere, è sempre questa la merce di scambio che io ho offerto, anche a Fede, il quale, devo dire la verità, non mi ha mai favorito, però stavo lì e rubavo con gli occhi il mestiere. Ragazzi. Mentre Michele è uno che ci si mette, ti dice quello che devi fare, quello che non devi fare. Quella di Michele è una televisione calligrafica, scritta, e scritta bene. E quindi Adriana Volpe non mi torna nel ragionamento, però, Ma c'è anche lei, ha diritto di cittadinanza anche lei. No, è verissimo. Assolutamente. Adesso non mi far prendere le difese di Adriana Volpe, no, ma ha diritto di cittadinanza anche lei. Dai, sarebbe carino. C'è di però. Molto peggio. Sì, di molto. Sono io, ragazzi. No, allora, hai dichiarato appunto che... Comunque, Michele, sono 17 anni di vita insieme. È praticamente parte della mia famiglia e... E quindi il militare vero l'hai fatto con lui e noi abbiamo la prova, vediamo. Tu, palla di lardo, sei pronto a fare siparietti agghiaccianti con il comitato? Sì, signore. Sai che cosa ti dice il comitato, vero? Lodi, lodi, lodi. Così conciato ti mando sulla 7, hai capito? No, con la cabello no. E questi sono gli spettatori che ti guarderebbero. Sì, signore. Cosa vuoi? Voglio condurre i fatti vostri, io. Sai cosa vuol dire fare un discorso con Adriana Volpe? Dio me ne scampi. O peggio ancora con Stefania Orlando, roba da spararsi un colpo in testa. Cosa vuoi? Io amo Michele Guardì, da sempre. Piccola testa di fonchia. Sei in grado di parlare per ore di argomenti di cui non ti frega una bene amata... Cipa, signore. Addestramento per tutti. Ma perché tutta sta fatica? Dobbiamo entrare nelle case delle casalinghe mentre cucinano. E questo cos'è? Oggi si cucina spezzatino con patate. Il vaso cinese noi regaliamo, ai casi umani ci rivolgiamo, se con Magali ci divertiamo, con Paolo Fox lo scopriamo. Il vaso cinese noi regaliamo. Aiutatelo, deve soffrire! Come farà altrimenti a sopportare le canzoni di Antonio e Marcello? Solo Marcello. Solo Marcello. Antonio ha preso un'altra strada. Ah sì, Vedi? I casi che strada della vita. Ha preso? Non lo so. Però... Un'altra. Ha preso un'altra strada. Va bene. Senti, tu hai dichiarato che da quando eri ragazzo, da quando eri ragazzo hai questa abitudine. Cioè, quando ti metti le mani in tasca, poi te le sfili e le annusi. No, forse qualcun altro. Non... No, giuro che abbiamo... Non mi risulta. Fin da ragazzo l'abitudine... No, mai dichiarato. Vabbè. Ma a volte ci sono delle interviste che io non ho mai rilasciato. Ma sei sicuro? Sicuro. Scusa. Ma che roba è questa? Beh, cosa vogliamo consigliare a quelli che lo fanno? Scusami. Di mettere dei fazzoletti profumati in tasca. Non... Però la nostra redazione l'ha trovata, scusatemi. Bellissimo. Ce l'ho... Vabbè. Non è. Giuro. Va bene, basta. Possiamo. Senti. Posso farlo adesso, ma non... No. È strana però questa cosa. Beh, però strana. È vero, a volte uno trova delle dichiarazioni assurde. Cioè, tu sei sicuro di non averla mai dichiarata? Sì, sicuro. Ok. Allora, nel 2004 hai pubblicato un libro, Ci avete fatto caso? Sì. Com'è andato quel libro? Non lo so, perché i dati di vendita non li ho avuti, ma non credo molto bene. Non è andato benissimo. Anche perché quando fai un libro, il problema non è tanto scriverlo e pubblicarlo. Il problema è organizzare una promozione, seguirlo come un figlio e più di un figlio. Quindi... Devi andare a prostituirti in tutte le trasmissioni possibili e immaginabili e fare una promozione a tappeto, cosa che non ho fatto.
ho peccato di presunzione e di ingenuità. Di un libro di costume. Okay. Mi divertivo a prendere in giro certi modi di fare, certi modi di essere. Ok. Ed è, ci avete fatto caso, è, devo dirti, è singolare come, come episodio questo, però lo voglio raccontare, è la prima volta che i lettori hanno risposto con un libro. Vediamo? No. Siamo cretini. Senti, ma tu vuoi fare una domanda alla nostra Melissa? Solo una? Sì. Vabbè. Guarda, perché io ti dico per una cosa subito, eh? Tiberio, perché a me spiace quando agli uomini succedono cose brutte, soprattutto da un punto di vista sentimentale. Sì. Tu la devi dimenticare e, o comunque non puoi arrivare a lei di nuovo con questa forma di prudenza, come se fossi di troppo nella sua vita. Io lavoro con Miriam Leone, non lavoro più con... Non parlo di lavoro. Ah, non parli di lavoro. No. Ma io invece volevo chiederti se prima o poi riuscirò a dirigere una radio. Ah, questa è bella. Questa è bella, questa è bella, sì. Guarda, la radio, allora, l'elettricità c'è nella tua vita perché appunto radio, televisione fanno parte dello stesso un po' sistema. La radio la farai, però farai una radio gestita da un uomo che ti metterà molto i bastoni fra le ruote. Ah, benissimo. Quindi non vorrei dirigere io comunque. Non può dirigerla lui? No. Probabilmente sì, ecco, perché il potere o l'ostacolo oppure lui ad assumerne le redini del potere. Sì. Che cosa, che programmazione faresti? Ma innanzitutto... A Risa la passeresti, vero? Ti converrebbe? Eh? Ti converrebbe? Mi converrebbe. No, c'è un problema oggi. Ecco. È un argomento... vorrei non dire quello che vorrei fare perché se poi lo fa qualcun altro mi dà un po' fastidio. Ok, allora non diciamo niente, però... Però ci sono delle cose che si possono fare. Innanzitutto tornare a scegliere la musica. Oggi i disc jockey non la scelgono più, generalmente, da 88 a 108... A questo proposito, vai, è il tuo momento! Arriva direttamente dagli Stati Uniti, ma ha delle radici italiane che non ha mai rinnegato. È un personaggio un po' strano, un po' particolare. È comunque una cantante che sicuramente si farà strada. È una che ama andare dentro il ritmo. Into the Groove, Madonna! Bravo! Bello guadagnarsi la vita sparando delle cazzate. No, 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 però... Cavolo, sei bravissimo, veramente. Io te lo auguro, ti auguro la radio nel Quindi, futuro, nel senso smetto di dirigere fare televisione, no, e... potresti fare entrambe le cose. Non sarebbe male, no? C'è gente che... Sì, qual è il problema? Senti, tu sei un bellissimo uomo, sei un giornalista, sei bravo, fai un sacco di cose, hai mille talenti e io voglio capire perché sei... fai solo la TV del mattino? Per carità, la TV del mattino va benissimo, figurati, io amerei farla, però... No. Vabbè, senti, ognuno nasce con un suo destino, le dinamiche... No, non potresti essere uno da prima serata? Cioè, che cos'ha Carlo Conti che tu non hai, forse, per esempio? Beh, lui ha un agente. Ragazzi! Beh, diciamo che... Attenzione, aspetta un attimo... Ma in regia, per favore, mi trovate una foto, non di agosto, perché così non si riconosce, da ottobre in avanti, è troppo abbronzato, da agosto è un casino. Oh, eccolo qua, perfetto. Allora. Cos'è lui che tu non hai? Dovresti chiederlo a lui. Io, per quanto mi riguarda, ti dico sinceramente, la prima serata, così come è strutturata la televisione oggi, non mi interessa. E non lo dico. Cioè, non ti piace la prima no, serata? No, preferisco altre fasce. Ok. Tipo il pomeriggio o tipo la tarda serata. E, sai, non la tardissima serata. Ma non c'è in mezzo? C'è? No. Aspetta. C'è la prima... C'è la seconda serata... Lo so che è molto tardi, questa dovrebbe essere una seconda serata. Vabbè, comunque, al di là di questo, ci sono delle dinamiche che si sviluppano nel nostro lavoro, ma va bene così. Tu lo faresti, eh? Cosa? Lo leggo nei tuoi occhioni. Che cosa? Prima serata. Insisto, no, veramente. Poi...
se il tuo appello semmai dovesse prendere corpo. Ma noi lo vogliamo alla 7. Sì, ma il problema è vedere se alla 7 vola a me. Cioè, voglio dire, non è che... A meno che non mi stipendi tu. Ti ma faccio la televisione del mattino. Vieni qua a fare le news. Ti porto il caffè la mattina. No, vieni a fare le news. Piace molto la mia costumista, Fiorella Bracci. È uno gagliardo e tosto, arriva dall'America, è un uomo vero di quelli gagliardi. Born in the USA, the boss, Bruce Springsteen. Allora, siamo arrivati alla fine di questa puntata, purtroppo. Io, Tiberio, ti ringrazio tantissimo e... Grazie. È stato... Ah, il golfino. Non do le spalle alla camera. Non dare le camere. Esatto, le spalle.